Tra questo numero di oggi, numero 49 del 4 dicembre 2002, facciamo una bella panoramica. Vediamo se a leggere un po' cosa dice qui Enzo Biagi su Andreotti. Il fatto di oggi, un'inchiesta in una pagina di Enzo Biagi. Andreotti colpevole, beh, è difficile crederlo. Due motivi lasciano perplessi nella condanna. Sulla condanna. Il primo per ragioni morali. E poi perché è troppo intelligente e scettico per lasciarsi coinvolgere in atti criminali. Giulio Andreotti, sentenza del Tribunale di Perugia, condanna a 24 anni di carcere perché scrive un quotidiano spagnolo, ispiratore dell'omicidio di un giornalista. Commento ironico del personaggio, e pensare che quando studiavo legge volevo fare il magistrato. Ringrazio Dio di avermi fatto fare un'altra cosa, perché vedo che si possono prendere delle cantonate. Chi è Andreotti? Scrive libri su personaggi storici, di preferenza cardinali o cortigiani del Papa. Collezionista di campanelli e icone. La domenica vedeva anche due firme. Va a messa tutte le mattine, è un appassionato lettore di libri gialli e frequentatore delle corse di cavalli. Fa il tifo per la Roma e risponde a tutte le lettere, e io non credo che possa essere l'ispiratore o il complice di un omicidio. Primo, per ragioni morali, poi perché è molto intelligente, abbastanza scettico per reagire con distacco. E acume a certe campagne, o per non lasciarsi travolgere da pesanti accuse con conseguenti sentenze. Andreotti, senatore a vita, 7 volte presidente del Consiglio, 20 da ministro, ha dovuto sottoporsi al giudizio di un tribunale che lo ha condannato in nome del popolo italiano. Ed è stato quasi il tribunale di un'epoca e dovrà essere sottoposto anche al giudizio della storia. Era tra i rappresentanti del nostro popolo, forse quello che godeva del maggior prestigio internazionale. Ho sentito pronunciare il suo elogio dai russi comunisti, dagli israeliani e i cinesi gli offrivano ospitalità anche nei tempi difficili. Mi ha sempre lasciato molto perplesso l'idea che abbia baciato dottorina, uno che sarebbe stato rispettoso e guardingo anche con la moglie. Questa vicenda ci riguarda, perché non è solo di Andreotti o della DC, ma è la mostra. Ma è la nostra, scusate. I giudici dovrebbero spiegarci anche se che cosa è veramente successo dopo anni di indagini, non cosa sia la mafia, scusate, perché forse esattamente non lo sapeva nessuno, non lo sapeva neppure Tommaso Buscetta. Ma chi siamo noi che abbiamo accettato, rispettato, criticato, ma mandato in giro per il mondo una specie di Caligola, che in più faceva anche la comunione? Andreotti è credente, afferma la sua innocenza, ma chissà, in qualche ora di solitudine, nelle notti insonni, che cosa ha pensato di Dio? Forse che qualche volta è assente o distratto, e che tutto non può dipendere da lui. Ho letto che contro Andreotti ci sono 60.000 pagine di accusa, e ho pensato che per leggerle tutte, anche una media di 200 al giorno, feste comprese, ci vorrebbero almeno 20 mesi. Si può rispondere a domande come questa? È possibile essere statisti delinquenti? Forse sì, almeno nel senso di una disinvolta interpretazione della comune morale. Io direi di sì. Cavour, che esortava la fascinante cuginetta contessa di Castiglione a essere molto gentile per il bene della patria. Con Napoleone III non era forse anche un po' ruffiano? Allora perché nei manuali scolastici non si racconta che l'unità della patria l'hanno fatta oltre al cuore di Mazzini? Alla spalla di Garibaldi, alla diplomazia del conte
Camillo Benson all'impegno di Vittorio Emanuele II, anche le tette della affascinante dama fiorentina. Non ho mai capito perché Andreotti dovesse incoraggiare il programma che comprendeva l'eliminazione di Tortorina, uno che notoriamente si poteva comprare, che era corrompibile, che era corruttibile, che strafalcioni che erano Mioenza. Con un quadro dipinto dal pur apprezzato Gino Rossi, quando circolano i De Chirico e i Morandi, allora avremmo affidato la nostra sorte a uno sciocco, che è come noto, scusate, come noto, ancora peggio di un malvagio, perché ignora le pause, non si stanca mai, ed è anche noto che in Italia i processi si fanno prima di tutto in TV. Per cui non ci si preoccupa di cercare l'ora della verità, ma quella della trasmissione, ma quella in cui si va in onda. Una volta gli chiesi se dovesse dirmi in poche parole chi è Andreotti, come si regolerebbe. Ha risposto: una persona consapevole dei suoi limiti, ma anche sicura di non vivere in un mondo di giganti. Un uomo per tutte le stagioni, nasce a Roma il 14 gennaio del 19 ed entra in politica nel 44. Qualcuno lo definisce l'intramontabile. Nel 72 ottiene il record delle preferenze, quindi 600.000 voti. Dal dopoguerra la tessera di giornalista professionista. Ed è anche molto bravo. Qualcuno lo considera un uomo per tutte le stagioni e lui risponde: forse non è un complimento. Ma la dizione è stata popolarizzata nei confronti di Tommaso Moro, che però ha fatto una brutta fine. Non vorrei essendomi occasionalmente occupato prima di Cicerone e poi di Pellegrino Rossi, entrambi morti ammazzati, imitarli, almeno come uscito dalla vita pubblica. Non mi sento affatto disponibile per qualsiasi evenienza. Andreotti con il Cide De Gasperi. Giulio Andreotti, 83 anni, con la moglie Livia al primo concerto dell'Auditorium di Roma, ha alato il senatore a vita nel suo studio privato. Hanno detto di lui, ma Eugenio Scalfari, avere l'amico è impossibile, avere un nemico è sconsigliabile. E lui ha ribattuto: il giorno in cui la Repubblica parlerà bene di me, dovrò fare un esame di coscienza per vedere dove ho sbagliato. Indro Montanelli, se Disraeli lo avesse conosciuto, lo avrebbe definito come definiva il suo antagonista Gladstone, uno di quei politici che non dicono mai ciò che pensano, ma pensano sempre a ciò che dicono. Per dirlo in modo che nessuno sappia cosa pensarne. Sapete, un grande deve anche sapersene fottere di quello, delle previsioni, delle preveggenze di certa gente, delle profezie di certi delinquenti. Alla prossima.